Mister, ha incontrato il suo amico Fabio Pecchia. Che Verona ha visto e che Fabio ha visto? Fabio l'ho incontrato ieri, oggi chiaramente durante la partita ho visto un Fabio che mi è piaciuto perché lui prova a trasmettere delle cose che vuole trasmettere alla squadra e dopo si arrabbia quando fa qualche errore e questo mi sembra positivo per un allenatore. L'idea chiara, l'idea giusta di giocare la palla, di che cosa devono fare, come devono gestire il possesso di palla e dopo quando perdono la palla. Alla fine tu quando giochi con un'altra squadra, e questo calcio inglese è un calcio diverso, non è sempre che tu devi vincere, però credo che loro hanno l'idea di che cosa vogliono fare e adesso manca un po' ancora l'intensità, la velocità, queste cose che normalmente arrivano durante il campionato. Lei è stato in Serie A, quindi la conosce bene. Come ha visto il Verona? È pronto ad affrontare questa Serie A? Mancano 2 settimane, ma è pronto secondo lei? Io credo che queste 2 settimane saranno fondamentali per loro perché si vede l'idea della squadra, però mi è sembrato, noi iniziamo la prossima settimana, e dico sempre lo stesso, una squadra inglese che sempre fisicamente sono più forti, mi è sembrato che mancava un po' di velocità ancora alla squadra, però ho visto che le idee sono chiare. E siamo ospiti vostri, quindi come sta il suo Newcastle? Insomma, ha visto oggi contro una squadra che comunque farà la Serie A l'anno prossimo. Sì, noi andiamo avanti piano piano perché i numeri della Premier sono pericolosi per tutti perché si pagano tantissimo, ogni calciatore si paga tantissimo, che è difficile trovare quello che tu vuoi al prezzo che tu puoi pagare. E tutti parlano dei soldi che hanno le squadre nella Premier, però le squadre che arrivano non hanno tanto soldi e soprattutto i prezzi dei giocatori sono diversi. Tu vai a comprare un giocatore che normalmente prima erano 5 milioni, adesso sono 15 o 20 o 25. Squadre che sono al nostro livello pagano 25 milioni per giocatori che sono un centrocampista, un difensore, che normalmente prima erano 5. So, credo che è un mercato un po' pazzo, non è buono per le squadre che lavorano con un po' non so se si dice in italiano, senso comune. Però le squadre che hanno tanto soldi hanno un vantaggio e gli altri aspettano che arriva qualcuno per dare 100 milioni per un calciatore. Prima di campionato, per l'Hellas Verona, arriverà una sua squadra a 20 gol. Si parte contro il Napoli. Sì, lo so, mi ha detto Fabio, credo che sarà difficile per loro perché chiaramente il Napoli è una squadra che credo che sono 6-7 giocatori dell'11 che erano con noi. Con voi. Questo significa che sono ancora là capiscono, ognuno capisce l'altro molto bene. Dopo Sarri ha fatto un buon lavoro e hanno acquistato giocatori con tanti soldi che hanno fatto. Hanno acquistato giocatori che anche sono bravi. Credo che è una squadra che ha tutto per farlo bene e anche hanno preliminari del Champions. Questo significa che fisicamente sarà un po' più avanti. Sarà difficile per Verona, però aspetto che dopo questa lo faranno bene. Obiettivo salvezza per Verona, il vostro obiettivo invece qual è? Sì, d'inizio noi pensiamo lo stesso, dopo dove arriviamo mai si sa, però tu non puoi pensare, soprattutto con il livello della Premier adesso, che facciamo qualcosa in più, facciamo d'inizio, pensiamo a fare ogni partita una alla volta, vediamo dove arriviamo, sempre con fiducia, sempre con la sensazione di che possiamo farlo bene, però dobbiamo aspettare e vedere cosa succede ogni partita. Che ricordi ha del Bentegodi invece lei quando è venuto d'avversario? No, a me mi è piaciuto quando Fabio mi ha detto che andava di là, mi è piaciuto perché è una società forte, una società che ha un nome, un prestigio e questo sempre è importante. I tifosi, e credo che l'anno scorso che non è stato facile perché quando una squadra forte retrocede sempre tutti aspettano di più e credo che loro hanno fatto un grandissimo lavoro e alla fine i tifosi devono essere contenti e devono essere dietro alla squadra, così saranno più forti.